ritorno con ancora una volta un altro punto della nostra visione di città realizzato, e mi riferisco appunto all'attivazione completa, diciamo così, della ZTL, ma anche del sistema di videosorveglianza all'interno della nostra città. Ci stavamo lavorando da un po', da oltre un anno, su questa situazione, però siccome per la prima volta nella nostra città vedremo sistemi di grande tecnologia e quindi di tecnologia avanzata, abbiamo dovuto fare le cose per bene, poi magari qualcosa vi dirà il comandante dei vigili. Avrebbe dovuto intervenire, avrebbe dovuto dire qualcosa anche l'assessore alla mobilità, che è Sergio Barbara, però per motivi di famiglia è fuori, quindi probabilmente ci raggiungerà più tardi. In ogni caso, dicevo, questo progetto si sposa anche in modo particolare col progetto di rivitalizzazione del centro storico. Sapete benissimo quello che è stato fatto in termini di rivitalizzazione, perché non è una semplice riqualificazione, ma abbiamo voluto fare in modo quello che sta avvenendo, che il centro storico, a cominciare dall'asse monumentale, per intenderci, da Piazza Scratti fino alla cattedrale, per arrivare giù a Fondovitto, e continueremo anche nei prossimi mesi con il quartiere Piaggio, abbiamo voluto che questa parte della città completamente abbandonata, mi riferisco soprattutto al nucleo antico, quindi al quartiere Fondovitto, ritornasse a vivere. E però un quartiere non può vivere, soprattutto se sono zone periferiche geograficamente parlando della città, senza la dovuta sicurezza e la dovuta prevenzione. E questo, ecco perché abbiamo voluto investire attraverso questo sistema di videosorveglianza. Non solo, ma questo sistema è un connubio perfetto anche per gestire per esempio i varchi, e cioè, chiamiamoli, per rendere più semplice il termine, i punti di accesso delle auto o dei mezzi, di qualsiasi mezzo, nei confronti del centro storico che descrivevo prima. Allora, questo, dicevo, è un importante risultato, ma allo stesso tempo mi auguro che non venga utilizzato. In che senso? Io sono contrario, lo dico chiaramente, alle telecamere, alla videosorveglianza all'interno della città. Spiego meglio. Io credo che debbano essere utilizzate proprio quando non se ne può fare a meno, perché di fatto la telecamera che fa? Riprende e serve per capire chi ha commesso un'infrazione, ma quando l'infrazione è già stata commessa significa che il danno nella città è stato fatto. Quindi le telecamere generalmente, come posso dire, servono per punire la gente. Io invece vorrei che invece in questa città ci fosse più senso civico, più educazione, a tal punto da rendere ininfluenti l'utilizzo delle telecamere, perché altrimenti, se noi pensiamo di gestire la città solo attraverso il sistema di videosorveglianza, dovremmo mettere la sorveglianza ovunque, eliminando la privacy e facendoci passare per un popolo di controllati, cioè che hanno bisogno di qualcuno che li controlli per fare le cose, diciamo, più semplici all'interno della. Ebbene, io ritengo che questo non debba accadere, e ho grande fiducia all'interno della nostra comunità, e soprattutto ho grande fiducia nei confronti dei nostri concittadini. Allora, io ritengo che, come posso dire, questa sia una importante, definiamola così, sperimentazione, che col tempo invece, diciamo, possa essere resa ininfluente per via di comportamenti civili e corretti da parte dei nostri cittadini. Ritengo di non dover aggiungere altro, anche perché poi troverete in modo particolare dettagliate, pubblicizzate le vie che riguardano, che diciamo controllate da questo sistema, e tutte le indicazioni per rispettare al meglio le regole della ZTL presenti all'interno della nostra città. Dicevo, proprio per collegarmi a quello che dicevo prima, qualche difficoltà ce l'abbiamo, e quindi aggiungeremo qualche altra telecamera nei posti particolarmente delicati. Ma, ripeto, faccio appello a voi giornalisti, che a vostra volta riportate questo appello all'interno della città: facciamo in modo che le telecamere, che la videosorveglianza non serve, che
che venga resa superflua dai comportamenti civili da parte delle persone. Siamo una città che si candida ad essere patrimonio dell'umanità, siamo una città che ha una grande vocazione turistica e pertanto rendiamo questa città accogliente, prima per noi e poi per gli altri che ci vengono e che ci verranno nei prossimi mesi. Prego, comandante. Io vado nel tecnicismo, perché il sindaco, se dovesse concretizzare quello che ha detto il sindaco, i vigili sarebbero tutti licenziati, sarebbero bisogno dei vigili. Purtroppo così non è. Il Consiglio Comunale il 9 giugno del 2016 ha approvato con la delibera numero 31 il regolamento sulla videosorveglianza. Il regolamento che va a disciplinare tutte le finalità, tutte le modalità d'uso della videosorveglianza. Chiaramente non siamo in Inghilterra, non siamo in Germania, non siamo in altri stati. Qui il trattamento personale, i dati personali sulla privacy è molto ma molto rigida, ragione per cui anche noi siamo limitati sotto certi aspetti. Però parliamo più che altro degli aspetti di sanzioni amministrative. Noi invece con i reati, cioè in pratica poiché l'istituzione della videosorveglianza in sintesi sono finalizzati a reprimere e a prevenire reati innanzitutto, a dare sicurezza ai cittadini, anche perché con l'ultimo decreto che è stato emanato il 20 febbraio è stato rafforzato il concetto di sicurezza dei cittadini dando poteri enormi al sindaco anche in questo ambito. Ragione per cui queste videocamere, dico sono 25 più 3 collocate sull'asse est-ovest, abbiamo individuato queste zone e quindi con una centrale che è allocata presso la Polizia Municipale dove si potranno verificare e controllare tutte quelle azioni delittuose, quelle azioni che sono punite che sono dettate dalle norme del buon comportamento e quindi perseguirle. Non vi nascondo che già qualcosa è stato realizzato e siamo riusciti a recuperare il danneggiamento che era stato perpetrato, ma questo in forma ufficiosa. Ora, chiaramente ci sono 28 occhi in più sull'asse centro, asse est-ovest del centro storico. Questo significa che dovranno finire di violentare la città, non potranno più scrivere sui muri, anche perché la nuova legge prevede un inasprimento delle pene, in quanto oltre alla reclusione e alla multa, adesso c'è anche il ripristino dello stato dei luoghi, ciò che prima non c'era, ragione per cui il legislatore ha inasprito questa pena proprio a tutelare e salvaguardare i beni della città. Dicevo, noi il sindaco ha nominato con il decreto numero 15, il decreto sindacale, il sottoscritto quale responsabile unico della videosorveglianza. Dopodiché ogni qualsiasi volta che ci sarà necessità di accedere, chiaramente si andrà in questa sala, verificheremo le immagini e perseguiteremo, ve lo assicuro, con solerzia e con severità gli atti delittuosi che saranno perpetrati. Le videocamere sapete dove sono state collocate? Nel retro della comunicazione c'è anche la telemetria di tutte le postazioni. Volevo fare un distinguo solo. La ZTL è cosa diversa dalla videosorveglianza. Per la ZTL abbiamo avuto qualche problema tecnico che stiamo risolvendo, ve assicuro che stiamo risolvendo, che a breve andrà in funzione. Ora non confondiamo la videosorveglianza con i varchi, i due varchi famosi che sono Nunzio in Canamorte e Piazza Periciani, via Marconi. Ragione per cui a breve il sindaco farà un'ennesima conferenza stampa per annunciare questo grande evento dove ci sarà un periodo di preesercizio, ma poi spiegheremo quel giorno come funzionerà nei dettagli, che è abbastanza complesso, però non c'è problema per i cittadini educati. Ragione per cui ora partiamo solo con la videosorveglianza. Grazie. Io poi volevo aggiungere un'altra cosa, che la videosorveglianza in realtà
così come è stato correttamente detto, diciamo, si inserisce in un progetto di rivalutazione, di rivitalizzazione del centro storico e quindi, diciamo, prevede anche, come è stato detto, la ZTL che a giorni mi auguro entrerà in funzione. Ma detto questo, abbiamo avuto già i primi effetti della videosorveglianza, perché se anche in maniera informale le telecamere accese nella nostra città ci hanno consentito di reprimere di fatto alcuni, definiamoli reati minori, ma che di fatto sono stati commessi. Per esempio, non so se abbiamo fatto in modo che il nostro sottopasso non diventasse più una latrina, possiamo definirla così. E ora faccio una fatta, stiamo a Carnevale, non la consentirete, e ci hanno fatto prendere il cagatore mascherato, così come è stato definito su internet, con questa cosa simpatica. E quindi, perché c'è uno che addirittura è andato nel centro. Vabbè, tagliamo per favore. Comunque in diretta. Sì, in diretta. Agenzia nulla assurda. No, io voglio che il nome resti, perché mi è venuto a ridere. Perché addirittura c'è stato uno che non sapeva dove farla, cioè aveva il bar a fianco, quindi davvero era uno sfottò vero e proprio, per fortuna. E siccome prima questi episodi li avevamo sistematicamente, adesso qualcuno passa ai guai, così come spesso c'è questa usanza di gettare rifiuti ingombranti all'interno della nostra città. Ora si lamentano le periferie, però in realtà non è così, perché i maggiori problemi li abbiamo avuti proprio all'interno del centro storico, dove qualcuno ha fatto bene. È vero che il centro storico, come si dice, è il salone della nostra città, perché è la cosa più bella, però addirittura, come posso dire, adibirlo a salone vero e proprio, portando delle sedie, delle panche e quant'altro, mi sembra, diciamo, esagerato. E anche qui siamo riusciti comunque già a prendere chi sono coloro che hanno commesso questa infrazione. Detto questo, adesso insomma andrà a regime tutto l'intero sistema, e quindi sarà più facile da questo punto di vista per colpire coloro che si impegnano in questi atti di forte e grave in civiltà. Quindi ripeto, mi auguro che tutti quanti facciano il loro dovere e facciano in modo che questi episodi possano diventare dei casi molto ma molto isolati, o addirittura col tempo completamente assenti nella nostra città. Prego, a voi la parola. Posso? Prego, Vittorio Lisci. Sì, era un provvedimento che si aspettava da tanto tempo, l'entrata in vigore di queste della videosorveglianza e anche della ZTL. Intanto va tutto bene, anche perché mi viene da ricordare quello che pochissimi giorni fa il Premier Gentiloni ha detto a proposito delle misure di sicurezza, di incentivare le misure di sicurezza. Ha specificato bene che aumentare le misure di sicurezza non significa limitare la libertà dei cittadini, quindi è bene informare anche i cittadini di questo, di questa netta distinzione. E proprio perché non viene limitata la libertà dei cittadini, la libertà di movimento dei cittadini, non ritiene che sia opportuno un'azione di informazione maggiore? E se sì, in quali forme e in quali modi? Bene, no, relativamente alla videosorveglianza, anche nel provvedimento che vi abbiamo dato, o meglio nella nota che vi abbiamo dato scritta dal comandante, vengono specificate le norme alle quali anche noi ci atteniamo nel trattamento delle immagini o dei dati che vengono raccolti. Insomma, noi non è che di volta in volta meriterebbero questo, cioè di pubblicare, di vedere pubblicato il loro video da sporcaccioni, chiamiamolo così, proprio in diretta streaming, però questo non lo faremo né lo possiamo fare, cioè naturalmente nasconderemo, non porteremo la conoscenza di tutti colui che ha commesso il fatto, anche se meriterebbe questo.
Pur tuttavia, insomma, servirà, noi tratteremo esclusivamente questi dati per poter sanzionare la persona che, diciamo, ha commesso il reato. Stessa cosa, insomma, per la ZTL, cioè quando sarà attiva e ci sarà sempre la telecamera che riprenderà o farà la foto a quello che infrange le regole o gli orari della ZTL, è normale che le foto poi non saranno diffuse o quant'altro, anche se dovesse, diciamo, quindi la privacy in un certo senso sarà rispettata secondo la normativa vigente, che diceva il comandante, in Italia è abbastanza rigida e quindi tutela per un attimo i cittadini, anche se coloro davvero, specialmente per i reati peggiori, come quando scrivono sul ponte, cioè che quello è veramente un bene importante, o altri reati, meriterebbero davvero la diffusione, diciamo, pubblica e la come posso dire, vergognarsi di quello che hanno commesso. Però purtuttavia, siccome noi non siamo altrettanto civili e incivili quanto gli incivili che commettono queste infrazioni, noi cercheremo di limitare semplicemente a punire coloro che hanno commesso questa infrazione o questo non rispetto delle regole di convivenza civile. L'informazione ho detto sarà data, l'informazione loro troveranno anche sul sito del comune, sarà diffusa questa relazione, loro sapranno insomma come funziona, ma ho detto non è che sono cose che ci inventiamo noi, soprattutto relativamente alla videosorveglianza, e lo si sa come vengono trattati i dati e quindi la legge, rispetteremo la legge sulla privacy, mentre per quanto riguarda la ZTL, quando sarà attivata anche qui ci sarà grande diffusione, ma già ci sono i cartelli del rispetto, nel rispetto degli orari di chiusura dei marchi, insomma anche lì daremo ampia diffusione di quelli che sono, diciamo, le regole da rispettare. Comunque sul sito c'è la cartolinistica, quindi si può accedere a visitarlo e avere tutte le informazioni necessarie. Un'altra cosa, ho visto che le telecamere sono concentrate tutte nel centro storico. Che cosa si intende fare invece per gli altri punti sensibili della città? Penso ad altre chiese di pregio che non sono nel centro storico, zona fiera che è già stata vittima di assalti vari e altre zone. Sì, allora innanzitutto ci sono zone anche periferiche comunque coperte da videosorveglianza, non pubbliche ma magari private, quindi in una mappatura più grande della città stiamo cercando di intervenire dove la città è completamente scoperta, in modo particolare per esempio l'abbiamo fatto, come dicevo prima, nel centro storico oppure nelle opere di nuova costruzione come il sottopasso, e quindi tutte le opere nuove saranno dotate di sistema di videosorveglianza qualora non ci fosse già. E pur tuttavia non escludiamo che nelle zone periferiche più ad alto rischio, diciamo, sono previsti ulteriori interventi in questa direzione, soprattutto nell'area fiera, dove intendiamo portare nei prossimi mesi non solo la videosorveglianza, ma anche per esempio la connessione a internet che, diciamo, manca in una struttura così, così importante. Quindi ci stiamo lavorando su proprio per tecnologizzare sempre di più, portare la tecnologia, le migliori tecnologie all'interno di nostra città. Però, ripeto, su questo tema andiamo con grande cautela, perché io vorrei evitare che, diciamo, di avere una città anche nel rispetto della privacy ma completamente sotto controllo, cioè è qualcosa che poi non dobbiamo cadere nell'eccesso opposto, dobbiamo limitarci a dare dei segnali chiari in alcuni punti che possano educare la gente al rispetto della convivenza civile. Però se mi è consentita un'altra domanda, sì. Se non si può reprimere dobbiamo educare, allora dal punto di vista dell'educazione, direi che si macchia di questi atti di vandalismo fondamentalmente sono dei ragazzini, si sta pensando di intervenire, che ne so, nelle scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni, perché alla fine per molti ragazzi uno è il muro, magari non si rendono conto che quel muro è di una chiesa. Siamo perfettamente d'accordo, e questo lo stiamo facendo da molto prima di installare le telecamere. Non so se vi ricordate, fu fatta a Gravina una campagna, diciamo, di sensibilizzazione, al di là di quello del lavoro che fanno tutte le istituzioni pubbliche, quindi anche le scuole, anche il comune tempo fa
promosse una campagna pubblicitaria che serviva proprio a sensibilizzare al rispetto dei luoghi, quindi non so se vi ricordate delle, gigantografie poste su molti manifesti, ma anche dei volantini che furono fatti per sensibilizzare la gente a questo. Dopodiché io credo che anche, diciamo, la repressione, se fatta nei minimi termini, può portare ad un'educazione, cioè nel senso al fatto che la gente capisce con la sanzione che ha sbagliato e cerca di non commetterlo più. Quindi dobbiamo cercare, ho detto, un giusto equilibrio tra le due cose, ma partire solo con una città completamente controllata, dove c'è una sorta di grande fratello continuo, beh, io ritengo che questo sia una sconfitta per noi cittadini per bene, che invece vogliamo rispettare le regole e non abbiamo bisogno di essere controllati. Michela, dai, poi torniamo a Mitologici. Sì, ricollegandomi... Ricollegandomi a quanto detto poco fa, dunque, per dare una considerazione più che una domanda e quindi a conferma di quanto ha detto anche lei, signor Sindaco, controllare l'intera città equivale sì a dare più sicurezza, ma magari anche a perdere, a far perdere la stessa cittadinanza dal punto di vista del senso civico. Esattamente, anzi io non so se si dà maggiore sicurezza, diamo maggiore sicurezza di reprimere il reato, cioè di prendere quello che l'ha commesso, ma di fatto, come posso dire, non lo ostacola, cioè non so, non è la stessa cosa, faccio per dire, di avere, che ne so, dei poliziotti di quartiere o delle associazioni che in maniera volontaria circolano all'interno della città e quindi, come posso dire, educano e allo stesso tempo fungono da deterrente reale, ma la gente presa in un momento, indipendentemente, forse non sa neanche che gli sta la telecamera e fa quello che deve fare. Cioè, non so se è chiaro, io credo che, come posso dire, da questo punto di vista, le telecamere portano, come posso dire, abbiano una funzione molto ma molto repressiva rispetto, diciamo, a quella educativa di cui parlavamo prima, però col giusto connubio io ritengo che si possa avere, cioè non possiamo fare né solo educazione, perché se no anche, diciamo, nei migliori licei, diciamo così, o nelle migliori scuole, purtroppo qualche bambino che poi prende una strada diversa lo abbiamo, quindi a volte non dipende solo ed esclusivamente dall'educazione, quindi pertanto ci vuole sia l'educazione e sia la repressione in un connubio. Se facciamo solo una cosa, ho detto, il risultato non lo raggiungiamo, perché anzi poi diventerà una sfida evitare dove sta la telecamera e sfregiare invece comunque il pezzo di cornicione o qualcosa di grande valore storico, ma non solo, anche sporcare semplicemente la città. Guardate, l'altra sera ho fatto la foto, poi non ho fatto in tempo a pubblicare, ho lasciato perdere, ma non era possibile. Ho visto una busta della spazzatura su un cassonetto, proprio, diciamo, lasciata sul margine del cassonetto, non stava né fuori né dentro, cioè uno così ci avrebbe perso a spingerla dentro, no, l'ha lasciata lì sopra, così che in qualsiasi momento, anche con un po' di vento, poteva cadere all'esterno del cassonetto. Ecco, questo per dire, sono piccoli gesti quotidiani che la dicono lunga a volte su quanto la gente sia incivile da questo punto di vista, e con le tante lacune del nostro servizio si aggiungono anche lacune di natura personale che a volte non aiutano a mantenere la città pulita. Grazie. Sindaco, volevo soltanto ribadire l'aspetto che è stato sottolineato dalla collega Antonella Testini. Tempo fa, nel momento in cui furono consegnati i lavori del sottopasso, io le proposi questa immagine, questa metafora, un tavolino a tre gambe, la videosorveglianza, la repressione della polizia municipale, però se manca il senso civico il tavolino cade. Ecco, insisto appunto quello che ha detto la collega, in un'opera di pubblicizzazione, di informazione, di formazione, più che informazione, formazione nelle scuole, e anche un'opera più diffusa su tutta la cittadinanza dell'esistenza di questa, del nuovo del sistema di videosorveglianza e della ZTV. Sì, siamo perfettamente d'accordo su questo, e tant'è che
abbiamo già parlato con alcune, diciamo, comunità scolastiche, ma ho detto anche qui mi sembra superfluo e ridondante, perché le nostre scuole da questo punto di vista già vanno in questa direzione, nel senso che educano alla bellezza, educano ad innamorarsi della nostra città. È inutile citare le tante iniziative alle quali ho partecipato, dico solo l'ultima perché è l'ultima, che diciamo credo che fosse la San Tommaso, una scuola in modo particolare, ha esposto dei quadri fatti da bambini che ritraevano dei pezzi importanti di città, ricalcando alcune fonti di un artista gravinese, e che quindi educavano ad innamorarsi del bello. Dicevo in quell'occasione che la persona, per esempio la classe che ha ricalcato quel luogo, difficilmente poi, almeno riguardo a quel luogo, avrà atti vandalici, e quindi compierà atti vandalici in questo caso. E quindi diciamo tante iniziative le si sta già facendo, nascono spontaneamente dalle scuole, ma anche da parte nostra, che spesso sensibilizziamo questo. Guardate, io dall'inizio del mio mandato ho sempre detto che questa città non avrei dato un lampione in più, un lampione in meno, una buca in più, una buca in meno. Queste sono, come posso dire, questa è l'ordinaria amministrazione. Quello che dovevamo creare è il senso della comunità, che è un'altra cosa rispetto alla manutenzione, definiamola così, della città. La città è fatta da case, chiese, luoghi, in un certo senso anche persone dove, diciamo, ci abitano. Mentre la comunità è fatta da persone che condividono dei valori in modo particolare. Bene, io voglio che la nostra città diventi soprattutto comunità, ed è per questo che abbiamo lavorato in tutti questi anni. Cioè l'orgoglio di essere gravinesi, l'orgoglio di essere persone civili che rispettano le regole e che quindi attraverso il rispetto di queste regole sanno stare insieme. Guardate, è una cosa assolutamente importante che ha degli effetti enormi, degli effetti anche per quanto riguarda l'abbassamento di tono in questa città. Cioè questa città è stata sempre una città con i colori vivaci, forti, a volte anche abbastanza litigiosa. Invece quando si creano le condizioni dello stare insieme, beh, questi toni si abbassano, e credo che le persone poi si sentono. Ecco, per esempio, è uno dei miracoli che ha fatto anche la squadra di calcio, ha dato un impulso su questo, indipendentemente dai risultati, cioè fa sentire quella comunità. Diciamo, ha fatto ritrovare la nostra comunità intorno a dei colori, ma lo fanno anche altri sport, quello che avviene anche con la pallacanestro, la pallavolo nella nostra città. Per esempio lo sport fa tanto in questa direzione, le scuole possono fare tanto, come vi ho detto, l'amministrazione fa tanto, ed è la parte più bella. Poi c'è anche la repressione, e questa per farlo abbiamo bisogno della diosorveglianza. Se non avete altre domande, ferma restando la validità, la bontà della prospettiva disegnata dal sindaco, chiederei al comandante, per una questione meramente informativa, un rapido accenno al quadro sanzionatorio, perché comunque saranno pochi, saranno tanti quelli che saranno poi eventualmente colti in flagranza dalle telecamere. Sono previste delle sanzioni, ed è forse opportuno e bene che la città sia informata di ciò che la attende in caso di violazione. Abbiamo già detto che la videosorveglianza è finalizzata a reprimere determinati reati. Quando parliamo di reati, chiaramente ci sono le denunzie, su questo non ci piove. Chiaramente l'abbandono dei rifiuti, per esempio, che è disciplinato dal decreto legislativo dell'ambiente, e punisce i contraventori. La maggior parte delle volte sono sempre di carattere penale, difficilmente sono di carattere amministrativo, quindi di lieve entità, anche perché poi c'è sempre l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Noi possiamo intervenire e dobbiamo intervenire anche in virtù del decreto che dicevo prima, emesso dal presidente Gentiloni, dalla quale dobbiamo reprimere necessariamente tutti quegli atti vandalici, quegli atti criminosi, quegli atti contrari al buon comportamento civile. Ragione per cui noi dobbiamo interverremo celermente. Lo strumento della videosorveglianza ci dà la possibilità di visionare, e qui abbiamo il maresciallo La Muraglia che si incaricherà di questo, in quest'ambito, di individuare immediatamente il responsabile, che sarà invitato negli uffici e ai quali poi saranno contestate tutte quelle violazioni
che sono previste dalle norme vigenti. Ma avete altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, il sindaco ha concluso. Abbiamo concluso, abbiamo salutato tutti, anche stiamo a carnevale. Ci possiamo salutare. Da parte mia un ringraziamento per la disponibilità e la partecipazione, oltre che per il lavoro che fate e che farete per contribuire a fare in modo che la città sia informata di questa novità che dal 2 marzo insomma, ci terrà compagnia. Grazie.